adesso è il momento di collegarci con, consentitemi di dirlo, un amico, un carissimo amico, Ima Scudieri, buongiorno. Ma buongiorno a te, Pio, e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Amore Napoli. Benvenuto ai nostri microfoni. Allora, mi faccio un po' i fatti tuoi, se mi consenti. Che stai facendo? In questo momento sono in autostrada, mi dirigo verso la capitale. Sì. E dico agli amici che sono in autostrada come me, quindi tra Ceprano e poi Roma, quindi in direzione nel Frosinate, per capirci, c'è una pioggia e un tempo veramente che fa schifo, diciamola tutta proprio. Chiamiamo i peccati per nome. Però abbiamo dato un'informazione importante sul traffico. Hai capito? Allora, Ivan, io ti ho fatto questa telefonata, oltre per il piacere di sentirti e di far sentire la tua voce ai nostri ascoltatori, perché c'è una piccola sorpresa. Allora, sabato, notte bianca per la legalità, al Vomero, a Piazza Vanvitelli, ci sarà il nostro parco Radio More Napoli e media partner ufficiale, però tu sarai ai nostri microfoni per una diretta, giusto? Assolutamente, assolutamente, e con grande piacere ovviamente ritrovo gli amici di Radio More Napoli, e dalle 11 alle 13 ci ritroviamo proprio a Via Scarlatti per questa diretta contro, quindi a favore della legalità. Insomma, ragazzi miei cari, intervenite, perché è un momento in cui, quando si tratta di legalità, sappiate che se mi chiamate ci sarò sempre. Ecco, ma poi tu sarai un uomo in vetrina, perché noi trasmetteremo dalla vetrina di Coin. Ma infatti sto facendo la dieta, caro Pio, sono a meno 14, quindi sono un pochino più guardabile di qualche mesetto. Però hai fatto un errore, perché devi sapere che sarei venduto al chilo. Alla faccia. Quindi hai fatto un errore. Allora mi porto mia figlia, così me la metto in braccio, esatto. E recupero qualche chilo in più. Perfetto, perfetto. Tu, come me, sei un appassionato della radio, tu ami la radio così come me. Io vorrei che tu raccontassi, se vuoi, ai nostri ascoltatori come sei arrivato dall'altra parte del vetro. Noi diciamo sempre che comunque salutiamo i nostri fonici al di là del vetro. Tu come sei arrivato poi a fare quello che secondo me è il mestiere più bello del mondo? Assolutamente. Beh, io un giorno ho preso coscienza del fatto che è bellissimo stare all'altra parte del vetro, però avevo delle cose da comunicare, avevo necessità proprio di comunicare, non solo per iscritto, perché poi siamo diventati tutti abili comunicatori attraverso i social network, però volevo farlo con la voce. Quindi sono andato dal mio editore dell'epoca e ho detto: ascolta, io voglio fare questa cosa, mi consenti di fare questa esperienza? E a quel punto lì ho avuto un sì deciso, e ci ho provato, e ci siamo rimessi in gioco, e pare che sia andata tutta abbastanza bene. Sì, è un esperimento ben riuscito. Qual è la tua emozione ogni volta che poi sei dietro ad un microfono? Ma guarda, il fatto che possa entrare in dei posti che manco ti immagini, e me ne accorgo da ascoltatore, quindi quando mi trovo a fare un po' zapping per le stazioni radiofoniche, mi rendo conto che poi ti sentono delle persone che tu non immagini minimamente, e non sono legate all'interazione. Quindi è una persona mediamente che potrebbe non scriverti su WhatsApp, non scriverti un SMS, non essere fan della tua pagina di Facebook, per esempio, ma essere un tuo fedele ascoltatore. Questo mi è capitato, per esempio, al termine di alcune trasmissioni, che persone che non conoscevo mi hanno chiamato, mi hanno contattato in qualche modo attraverso i social network, e mi hanno detto: Ivan, ma quel programma lì che si chiacchierava, ma perché non lo fai più? E quindi là ho capito che la potenza della radio e della parola è qualcosa che ovviamente ti varca i confini del mondo, perché poi grazie anche ad internet c'è la possibilità di farsi ascoltare un po' dappertutto. Sì, questo diciamo è il vantaggio di internet, anche se noi abbiamo un concetto ancora romantico poi della radio. Sì, io amo immaginare e anzi ricordare spesso mia madre, che ancora nella sua cucina ha una radio vecchio stile, quella là proprio con la manopolina, ed è lì che si è segnata con la penna ovviamente le stazioni che sono più vicine ai suoi gusti musicali. E questo è un messaggio forte, perché poi la radio è il primo vero social network, come ho sempre detto, e quindi sarà sempre qualcosa che avrà un sapore diverso rispetto a leggere, ascoltare, tutt'altra cosa. E dai, perfettamente ragione. Allora, Ivan, ricordiamo l'appuntamento in vetrina da Coin per quanto riguarda sabato, lì a Via Scarlatti, sarà in diretta per la notte della legalità. Assolutamente, grazie Pio Russo, grazie amici di Radio Amore Napoli, vi aspetto in diretta dalle 11 alle 13 di sabato, mi raccomando, tutti in campo a dare il vostro sostegno contro, anzi a favore della legalità, ci mancherebbe altro. E naturalmente passate a salutarci poi da Coin. Assolutamente, buona giornata, Pio. Grazie mille a Ivan Scudieri, ciao Ivan.